pronto, Nuccia? Sì. Ti sentiamo bene, grazie Nuccia. Grazie a voi. Ecco, io avevo promesso agli ascoltatori, come tu sai, di fare ascoltare un po', perché tanti me l'hanno scritto, me l'hanno chiesto, ecco, compatibilmente con le tue forze in questo momento, ti chiedo scusa se ti chiedo questo sacrificio, però è un dono che fai alla Madonna e a tutti noi. Se ci parli un po' prima di una tua preghiera, di una tua invocazione finale, ci parli un po' di te. E tanti mi hanno scritto, Federico, tu fai parlare Nuccia, ci fai salutare, ci dà dei bellissimi pensieri spirituali, ma vorremmo sapere qualcosa di più da lei. Sono nata a Catanzaro, un lontano Venerdì Santo. Ho 59 anni, non ho mai camminato. In genere età sono stata colpita da paralisi progressiva da formare. Pur non avendo le gambe per camminare, mi ha fatto scoprire la vera libertà del vero spirito. La luce della fede mi ha fatto attingere alla sapienza divina e senza rendermene conto sono molto attenta ai bisogni degli altri. E molti sono coloro che mi vengono a trovare, specialmente i giovani, che entrano in confidenza e mi raccontano le loro storie, i loro problemi. E io sono pronta ad ascoltarli, ad incoraggiarli, ad assicurarli, ad aprire loro il cuore alla speranza e dir loro che Dio è amore. Nonostante le mie condizioni, lodo e ringrazio il Signore per questa ricchezza di rapporti umani che ha creato intorno a me. Ho avuto una madre meravigliosa, dolcissima, che ho perso da 2 anni, ma grazie ai parenti e agli amici tutto è stato ed è per me un balsamo salutare per la mia sofferenza. In tutto questo ho visto sempre la tenerezza, la presenza continua di Dio, che non abbandona mai i suoi figli, e ho compreso che la sofferenza va accettata e con mansuetudine offerta, perché tutto è dono, tutto è grazia. Gesù e Maria poi sono stati e lo sono sempre i miei maestri, ai piedi della croce, contemplando il crocifisso con amore, ho sempre trovato la pace, il conforto di andare avanti. Guardando le sue piaghe mi sento amata, il mio cuore è avvolto dalla gioia e dal suo calore, e mi sento lusingata di vivere le sue stesse sofferenze, perché ho sempre partecipato e partecipo alla sua passione. In quest'ultimo periodo sono condotta ad una intensa sofferenza. I miei polmoni non funzionano più e la tosse mi strazia, mi fa soffocare. Le mie forze vengono sempre meno, ma io dico fiat e grazie. Gesù è il mio vanto, la mia forza, la mia gioia, la mia pace, la mia vita. E quindi io dico sempre, viva la vita, viva l'amore, viva Gesù e Maria. E a voi fratelli e sorelle, voglio dire, ho offrito con amore tutti i disagi e le sofferenze quotidiane. Non lamentatevi, non imprecatevi, non ribellatevi, ma lodate e ringraziate il Signore, sempre. Il buio della notte si aprirà alla luce di Cristo risorto. Confidate in Lui, abbandonatevi alla sua volontà, Lui sa cosa è bene per noi. Pregate, sempre, io unisco la vostra preghiera, soprattutto per quanti soffrono, nel corpo e nello spirito, e non accettano. Offriamo tutto al Signore, certi che nelle sue mani tutto verrà assicurato.
e tutti insieme proseguiamo il cammino cantando le sue lodi senza fine. Questa è la mia vita, è una vita semplice ma ricca d'amore. E ora, se mi permette Federico, volevo dire una preghiera che ho fatto. Sì, Nuccia, certo. Ascoltiamo volentieri questa tua preghiera. Ti ringrazio. E ora al termine di questa serata bellissima voglio ringraziare e lodare il mio Signore perché ha permesso che io, misera creatura, abbia potuto attraverso questa meravigliosa radio essere la tua portavoce. Ti ringrazio per questo meraviglioso dono che è Radio Maria, grazie alla quale molte anime si sono redenti e tratte dalla solitudine e dalla disperazione. Oh mio Dio, tocco il cuore di tanti fratelli ancora lontani, ricompone nell'amore tante famiglie dispiegate, dai forza ai sofferenti, guida il giovane lungo le vie da percorrere, dona luce alle menti di coloro che governano i popoli, infondi pace in tutti i fratelli ristretti, fa che grazie alla fede nasca in ogni cuore la speranza e la salvezza eterna. Grazie mio Gesù, perché sei nostro amico e ci tende la mano ogni volta ne abbiamo bisogno e siamo in difficoltà. Benedici e proteggi i conduttori tutti di Radio Maria, particolarmente Padre Livio e Federico, che con la loro generosità hanno fatto proprio il progetto universale di Dio e da salvezza dell'umanità. Ti prego, mio Signore, e fondi il tuo spirito su queste persone che collaborano con te. Non permettere che perdano di vista le principali responsabilità nella forza di portare avanti il tuo progetto d'amore. Oh mio Gesù, ti prego soprattutto per Federico, che è chiamato non solo al matrimonio, ma anche all'apostolato, anche per grazia tua. Egli sappia conciliare e portare avanti le due missioni che gli hai affidato. Ciao Signore, a te sia sempre sostenuto e confortato da parte dei suoi cari e di tutti gli amici. Aiutaci, Signore, a perdonare, fa che l'amore sia sempre più forte. Grazie Signore, perché non ci stanchi mai di noi e ci dai sempre tu aiuto e tuo amore. Grazie per ogni gioia, per ogni speranza. Grazie, grazie mio Gesù e tua Maria, mamma dolcissima, prega per noi. Amen. Fratelli e sorelle, buon lavoro vi auguro, sorgete a piene mani i segni della speranza e dell'amore. Un saluto ai fratelli di Sorecchi, in particolar modo a Mimmo e a Lucio, e un abbraccio a Carlo, a tutti quelli che mi scrivono e mi chiamano per tenere. A tutti quanti vi dico che vi voglio bene e prego lo spirito per voi. Oh, God.